pilota Delsin Row? Sì, chi parla? Sono un tuo grande fan. A proposito di quella tag che hai fatto sul Needle, lo Yin e lo Yang del desiderio aviario. So cosa hai intenzione di fare e voglio aiutarti nella tua missione per dare il potere a chi non ce l'ha. Ok, se vuoi aiutarmi, cerca uno dei conduit fuggiti che potrebbe nascondersi qui nel quartiere Lantern. Perché ci tieni così tanto a lui o a lei? Voglio solo stringergli o stringerle la mano. D'accordo. Ho sentito il DUP che diceva di portare tutti i conduit sospetti che avevano catturato in questa struttura di detenzione in centro. Il convoglio dovrebbe passare dal quartiere Lantern attraverso il cavalcavia I-90. Ok, per caso sai se una di queste persone ha veri poteri? Oh, sì, sì, certamente. Assolutamente sì. Ah, grazie. Scusa, come hai detto che ti chiami? Eugene. È un nome del cavolo, lo so. Ehi, mia madre ha preso il nome d'Elsin da un vecchio western. Era uno dei cowboy. Ehi, Eugene, mi è venuta un'idea. Potremmo inclinare leggermente la strada, magari rimuovendo i sostegni sotto il cavalcavia. Non potresti direttamente farlo saltare? No, non posso rischiare di uccidere il conduit che sto cercando. Taglierò i supporti, così i camion faranno abbassare il cavalcavia, creando un blocco stradale immediato. Ok, è per questo che sono un tuo grande fan. Vorrei poter essere lì per assistere alla scena. Vieni allora, basta che non ti avvicini troppo. Quando noi conduit lavoriamo, è meglio che voi mortali rimaniate a distanza di sicurezza. Ok. Sì, bene, sai, ripensandoci, credo che resterò a casa. Ti avverto se trovo qualcos'altro sul convoglio. Eugene, quando arriva il convoglio? Credo stasera. Sei ancora al cavalcavia? Sì, sono qui. Sto facendo amicizia coi locali. Non sembra esserci traffico in cima. Beh, è perché i DUP l'hanno... Sì, insomma, l'hanno chiuso al pubblico. Hai finito con i supporti? Sì, è tutto a posto. Ora vado di sopra per prepararmi ad affrontare i DUP. Diavolo! So che cazzi. Eugene, rispondi, che devo cercare in questo convoglio? Non lo so, stanno trasportando parecchi prigionieri, quindi dovresti cercare degli autobus. Wow, cos'è stato? Wow, cos'è stato? Elicotteri, e parecchi. Non penso mi vedano in mezzo alla nebbia. Perché non mi consegnate i prigionieri senza fare resistenza? Ehi, ne ho abbattuto uno, non so come ho fatto, ma ci sono riuscito. Fate fuoco! Restate allerta!
Eugene, quegli autobus sono passati da un pezzo. Sai dove andavano? No, ci sono trasmissioni radio in tutta la zona, ma non capisco dove siano diretti. Aspetta, sei sulla frequenza radio del DUP. Grazie a un'app per cellulari di mia invenzione. Ti ho mandato il link. Ok, ricevuto, ma come funziona? È un rilevatore di segnali. Permette di ascoltare le comunicazioni del DUP. Ma la cosa più interessante è che si usa anche per localizzare la direzione da cui proviene il segnale. Però, muoio proprio dalla voglia di provarlo. Siamo finiti dritti in un'imboscata. Era Roe. Siamo fuggiti con il carico, ma abbiamo perso il contatto con gli altri. Ehi, Eugene, ricevo qualcosa. Te l'avevo detto. Non saprei dire il numero delle vittime. Abbiamo perso anche dei blindati e un paio di elicotteri, ma non credo sia stato lui. Forse c'è un altro bioterrorista, forse di più. Con quella dannata nebbia non si vedeva niente. Qualunque cosa fosse, è sparita insieme a Roe. Qualcuno deve avermi preceduto. Siete nuovo. Mi spiace, ma ho altri impegni. Thank you.
Eugene, ho trovato il primo autobus, ma è vuoto. Ce n'erano tre sul cavalleria, dunque ne mancano ancora due. Ehi, mio grande fan, sei ancora lì? Primo contrattempo. Bel fan che sei. Ci serve aiuto! Ce ne sono troppi! Sono ovunque, ovunque! Non si vede niente con la nebbia! Avete sentito? Sentito? Sono loro! Mandate rinforzi, siamo bloccati! Siamo rimasti in pochi, santo cielo! E questi cosa sono? Le cose non stanno andando come speravo. Devo trovare l'ultimo autobus prima di chiunque abbia fatto questo. Ce ne sono diversi! Sto rispondendo al fuoco, ma ce ne sono troppi! Gli attacchi provengono dall'altro!